È arrivato il momento dei regali di Natale! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e da Cherie su Arte per Te, in compagnia della mia bambina che ha urgente bisogno di una toilettatura, prima di Natale lo faremo. È arrivato il momento di vedere insieme quali sono i regali di Natale low cost che vi suggerisco per questo nuovo Natale insieme. Sono tutti i regali di Natale che ho selezionato sul sito Shein. Non è un video in collaborazione con Shein, quindi non ho un codice sconto da offrirvi. Se dovessi trovarlo nei meandri delle mie collaborazioni, ve lo metto qui sotto, ma la Shein non sa che sto facendo questo video. Lo sto facendo perché, con somma sorpresa, quest'anno collaborando con questa azienda mi sono accorta che distribuisce tantissimi prodotti per belle arti a bassissimo costo ma di ottima qualità, e quindi eccomi qui a darvi qualche spunto un mesetto prima di Natale per avere il tempo di acquistare e farveli arrivare a casa questi pensierini. E allora cominciamo subito. Uno dei regali di Natale più carini che possiate fare, abbastanza low cost, non ricordo il prezzo, vi metto tutti i link qui giù se li trovo, è un set di pennelli. Questo set di pennelli, perché non tutti i pennelli di Shein sono uguali e non li ho provati tutti, questi li ho provati e sono veramente fantastici. Li sto usando con enorme soddisfazione per il corso di tecniche pittoriche e di acquerello. Guardate che belli! Un set da 24 pezzi, 23 pennelli e una spatola, a manico corto, diciamo, è un po' più lungo dei corti classici e un bel po' più corto dei lunghi, quindi è una lunghezza intermedia che va bene per lavorare appunto sia su blocco che su tela. Devo dire che la fibra è molto flessibile, elastica, cattura bene sia le materie corpose come l'acrilico e l'olio che le materie acquose come l'acquerello, e performa molto molto bene. Quindi, oltre ad essere comodissimo perché già nella sua custodietta, molto facile da trasportare, molto ben organizzato, è un set che è davvero utile, carino, low cost e vi farà fare una bellissima figura e farà felice chiunque pratichi l'arte, perché è un set di ottima qualità. Mi chiedete sempre dei pennelli a basso costo, li ho finalmente trovati, sono ottimi. Abbiamo parlato di pennelli, adesso vediamo la pittura. Un bel set di colori acrilici, eccolo qua. Questo è un set di colori acrilici dalla resa, sono onesta, discreto alta. Allora, sappiamo che i colori acrilici hanno tutti diversi tipi di pigmentazione, ma sappiamo anche che hanno un costo assai elevato. Ora, al costo di un vasetto di una famosa casa, potete prendere tutto il set di colori che comunque vi permetterà di dipingere per pittori alle prime armi, per ragazzini a cui piace dipingere, per tutti coloro che fanno dei piccoli lavoretti di hobbistica, di creatività, dove non serve una pittoricità importante. E allora questi sono perfetti per tutti coloro che amano dipingere, per esempio piccole cose, piccole tele, dipingere su carta, piuttosto lavoretti di creatività, colorare mollettine, colorare tegoline, insomma tutto quello che concerne la creatività, hanno una buona resa e una minima spesa. Quindi suggeriti, farete una bellissima figura spendendo abbastanza poco. Sempre in ambito colori, vi parlo anche di questo set di acquerelli. Intanto guardate quanto è carino il packaging, a me è cascato a terra, quindi è un pochettino rovinato, ma non importa, è molto carino, ma soprattutto è pienissimo, guardate, il mio è super usato, pienissimo di acquerelli, ma non acquerelli qualunque, sono degli acquerelli dalle prestazioni spettacolari. Io con questi sto facendo il corso di acquerello di Arte per Te e devo dire che mi sto trovando molto bene. Brillanti, solubili, iperpigmentati, una gamma colori interessantissima e amplissima,
Contiene anche pastellati, perlati, quindi delle palette che uno dovrebbe comprare a parte solitamente. Davvero degli ottimi, ottimi acquerelli. Mi hanno davvero sorpresa, costano poco e rendono benissimo. Hanno una brillantezza sul foglio esagerata, devo dire la verità, e sono anche, riescono a rimanere anche molto trasparenti, molto leggeri, quindi acquerelli di altissima, altissima qualità ad un prezzo veramente assurdo. Consigliatissimi se cercate degli ottimi acquerelli da regalare, farete felice chi li riceverà. Perché sono degli acquerelli classici, ma nello stesso tempo anche molto moderni, quindi adattabili a tutte quelle tecniche di illustrazione, di journal, di tutto quello che è l'attualità della pittura, ma con un occhio di riguardo anche alla tradizione. Un set completo. Qualcuno ama le matite colorate? Ce n'è per tutti i gusti. Su Shein ho trovato una ampia gamma di matite colorate di diversificata natura. Ora vi dico le varie differenze, ma un tipo più bello dell'altro, un tipo più performante dell'altro. Vi dico anche tra le tre quelle che mi hanno deluso di più, ma che comunque sono ottime rispetto al panorama delle belle arti. Davvero particolari sono queste. È un set da 50 pezzi, sono tutti set veramente enormi. Un set da 50 pezzi di matite colorate metallizzate. Per chi vuole fare un regalo ad una persona che ama il settore artistico, questo è un jolly incredibile perché tutti abbiamo le matite colorate, ma quasi nessuno ha un set di matite metallizzate da 50 pezzi. Diciamo che con questo andate sul sicuro, non regalerete sicuramente un doppione, una bella confezione in latta, super certificate queste matite, quindi non vi sto facendo comprare cose senza senso. Veramente morbide, guardate quanti colori. Questo è solo uno dei tanti vassoietti che contiene la confezione. Bellissimi, bellissimi veramente. Di tutti questi prodotti ve ne ho parlato in dettaglio in video precedenti che vi metto in info box o qui da qualche parte nelle schede e devo dire che questo è un jolly eccezionale. Io ho una predilezione per le matite acquerellabili, più ne ho meglio sto. Ho voluto provare anche le Color acquerellabili, ma tra i tre set, badate bene, tra i tre set, non in assoluto, sono quelle che mi hanno sorpresa di meno. Diciamo che sono delle buone, buone matite acquerellabili, ma non hanno delle virtù strabilianti. Non superano in qualità le mie Stabilo Acquacolor, per intenderci, proprio sono onesta con voi. Però superano in numero di pezzi, nel senso qui sono 120 pezzi, una gamma colori super completa. Voi fate un regalo che fa cascare la mascella a chi lo riceve, con una qualità medio-alta, non alle stelle, ma medio-alta. Quindi tenetela anche in considerazione. Ma tra quello metallizzato e questo, io preferirei quello metallizzato di questa marca. Oppure, se proprio fossi una persona fortunata e avessi una persona che mi vuole tanto bene, preferirei ricevere, ta-da, il cofanettone da 300 pezzi. Allora, ragazzi, se volete fare un regalo un pochettino più cospicuo, ma vi parlo in termini di low cost perché sono 300 pezzi, costa un po' di più questo set. È una roba incredibile. Ricevere un set da 300 pezzi per una persona che ama disegnare è come lasciare un goloso in un negozio di dolci senza essere custodito. È come spiaccicarsi contro la vetrina dei giocattoli da piccoli, insomma, è meraviglioso. Le matite di questo set sono super, super, super fantastiche. Io le paragonerei come resa. Non esagero, ragazzi, le paragono alle
Prisma Color. Ho quasi paura a dirlo, ma è così. Diciamo che sono molto simili nella resa, per intenderci la grassosità della matita, la morbidezza della mina, la mescibilità del pigmento. Non sono sovrapponibili come colori, ma sono molto, molto, molto simili. E quindi ve le suggerisco, perché questo è un mega regalo, uno di quei fantaregali che ricevete un Natale su 10. E quindi, se volete fare proprio un bel regalo nel settore matite colorate, qualcosa che di un'altra marca diviene di veramente difficile comprare, perché di una marca blasonata un set così arriva a costare anche 1.800 euro, e allora pensateci, perché sono veramente bellissimi questi colori. Passiamo ai più giovani. Cosa regalare a dei giovani creativi? Perché non concentrarci su uno scatolo di marker, tipo uno scatolo di marker acrilici, quelli che scrivono su tutto, sulle ceramiche, sui vetri, sul legno, sulla carta, sulle scarpe, quelle con cui si possono customizzare le cover dei cellulari, le scarpe da tennis, insomma. Questi dei pennarelli che siano a base acrilica, ce ne sono su Shein di differenti tipi. Io ne ho di preferiti. Sicuramente questi qui sono molto buoni. E poi un tipo che mi piace tantissimo è questo Guangna. Guangna, non so come si pronuncino, perché sono metallizzati, sono spettacolari, una pienezza di tinta questi qui, pazzesca, veramente degli ottimi prodotti al prezzo di uno blasonato, comprate tutta la confezione, quindi valgono veramente tutto quello che costano, ma anche molto molto di più. Ai ragazzi questi piacciono assai. Sempre per i disegnatori vi suggerisco di provare anche questo. È un set di penne, pennini, permanenti. Questi sono bellissimi per perfilare, profilare, diciamo così, i disegni, oppure per disegnare proprio a penna. Sono stupende, performano benissimo e sono paragonabili a penne assai più blasonate e costose. Devo dire che mi piacciono tantissimo, costano un'inezia, però fate un regalo che, se rivolto a una persona che disegna, vi fa fare una figura pazzesca, perché è un regalo già più da intenditori. E poi, da ultimo, ma non per importanza, vi suggerisco un tipo di carta, un blocco, che potete trovare in tantissimi formati e in diverse grane, fine, media, ruvida. Bene, sono queste carte qui, ce ne sono di questo colore e di verdi come copertina, e forse anche di gialle, se non ricordo male. Sono 100% cotone e sono 300 grammi di spessore. Sono delle carte ottime, sono indicate per acquerello, ma io ve le suggerisco per tutte le tecniche bagnate e anche per i pastelli nella granulometria media. Sono veramente supportate, ottime, acquisiscono l'umidità con grande disinvoltura, non si imbarcano, spandono perfettamente gli acquerelli, tengono perfettamente gli acrilici, sono versatili come tecniche, sono versatili come tecnica di accoglienza. Diciamo che nascono per acquerello, ma io le ho usati per tutte le tecniche e con tutte le tecniche si sono comportati egregiamente. La grana fine è bellissima anche con i pennarelli, la grana grossa è bellissima anche con i pastelli. Quindi fate un set di diverse dimensioni e vedrete che farete felice la persona a cui le regalerete, perché non soltanto farete un regalo utile, ma risolverete il problema della carta, della carta 100% cotone ad un costo che non sia esageratamente eccessivo. Anche questi rientrano nel low cost nell'ottica del cotone 100% a un prezzo veramente competitivo. Certo, non costa 2 euro, ma non costa nemmeno 40. Quindi è un ottimo album a un prezzo veramente onesto,
Ottimo davvero, suggerito. Beh, che dire, questo per quanto concerne il Natale low cost. Ho scelto di indirizzarvi solamente su un sito perché è quello che conosco, non perché io vi dia l'esclusività di quel sito. Se le trovate anche da qualche altra parte, potete provare a prenderli, magari a prezzi ancora più competitivi potrebbero esserci, però non so come sono gli altri siti, non so se alla foto corrisponde esattamente quel prodotto. Io qui su Shane l'ho provato e quindi sul Shane mi sto indirizzando, pur non essendo una collaborazione, lo sottolineo 25 volte. Ultimo pensierino low cost, anzi ultimi due pensierini low cost, non li troverete su Shane, sono i miei libri. Allora, questi li trovate in tutte le librerie fisiche, in tutte le Feltrinelli, in tutti gli store book online, quindi negozi di libri online, li trovate su Amazon, li trovate ovunque. Potete comprarli in combinata o anche singolarmente e adesso ve li descrivo. Questo è un libro, Il ricettario dell'arte, il mio primo libro, che io dedicherei alle persone che amano pasticciare, le persone che amano sporcarsi le mani. Chi sapete ha uno studio dedicato alla pittura, uno studio dedicato al fai da te, al restauro, insomma una persona che sapete bazzichi già da tempo nel mondo dell'arte. Perché è un libro che contiene tutte le ricette di tutti i materiali, di quasi tutti i materiali del mondo dell'arte. Potete prepararvi tutti i colori che volete, potete prepararvi molte carte, potete prepararvi dei solventi, potete prepararvi delle vernici e trovate di tutto le ricette passo passo dettagliate fotograficamente una per una su questo libro. Potete anche trovare tantissime paste modellabili, quindi da regalare alle mamme creative. Bene, un libro che con meno di 20 euro costa 18 e qualcosa, 18,90, ma lo trovate anche in sconto in questo momento. Un libro che soddisfa le esigenze dei curiosi e dei creativi, anche per capire come sono fatti i materiali dell'arte. E i materiali che vengono fuori da questo libro sono materiali di ottima qualità. Altro libro, il mio ultimo uscito, adesso proprio di recente, il mio secondo genito, è Il grande libro del colore. Questo invece potete regalarlo a chiunque, è un libro che vi farà fare bella figura con chiunque voi desideriate, perché non è un libro dedicato solamente agli amanti dell'arte. Per loro è proprio bello da leggere, secondo me, perché dà una consapevolezza dell'utilizzo del colore nel mondo artistico, ma dà la consapevolezza dell'utilizzo del colore sotto tutti i punti di vista. Quindi è un libro pregno di curiosità, cultura, divertimento, scoperta, un modo per valutare una cosa che tutti abbiamo sotto gli occhi, il colore, e che non abbiamo mai preso in considerazione come una parte importante e determinante della nostra vita. Leggendo questo libro potrete rendervene conto e potrete alla fine del libro utilizzare il colore in maniera consapevole. Anche qui, con meno di 20 euro, un regalo bellissimo per tutti. Questo è un libro da avere in ogni biblioteca, anche quello, ma questo devo dire è leggibile da tutti, non fa distinzione tra amante dell'arte e non amante dell'arte. Quindi consigliatissimo, anche questo in questo momento lo trovate in sconto. Bene, questi i miei suggerimenti low cost ma non bassa qualità per il Natale, perché per Natale spendere di meno non significa spendere male, perché molto spesso mi capita di vedere in giro che quando si decide di fare dei regalini a basso costo, niente, ci si disarma, ci si reputa sconfitti prima di cominciare la ricerca e si cominciano a comprare idiozie che alla fine non hanno nessuna utilità se non quella, che comunque è meritevole, di strappare un sorriso nell'atto in cui la spacchettate. Allora io direi basta tazze, basta calze, basta cappelli improponibili o guanti da riporre nel fondo di un cassetto. Regaliamo invece qualcosa di maggiormente utile che possa essere speso nella quotidianità di tutta la nostra passione, quindi l'arte. Bene, spero con questo
questo video di esservi stata utile. Torno presto con il video dei regali di Natale, un pochettino più danarosi, un pochettino più costosi, ma stupendi per gli amanti dell'arte. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ci vediamo qui per un prossimo video creativo. Ciao e buona preparazione al Natale! Non vedevo l'ora di dirlo.